E anche questo metal detector, facile da usare, sottoterra, ha una bella potenza, come mi ha detto Tonino che l'ha provato. E cosa abbiamo qua? Qui abbiamo tutte le regolazioni del caso, doppia discriminazione, regolazione del volume, regolazione del bilanciamento. Sotto ci sono i due selettori del bypass di discriminazione fra l'una e l'altra. È un bel oggetto, un bel metal detector, anche questo professionale. Prezzo speciale 430 euro, anche questo è un prezzone. Chiamate Stefanone, correte al telefono oppure mandate un messaggio via email o anche via Facebook. Stefano Morsiani, mi trovate anche su Facebook. Bene ragazzi, allora proseguiamo con la scarrellata di inizio anno di tutte le macchine che abbiamo qui in magazzino a Imola. Mentre le altre marche che non sono evidenziate qui le abbiamo negli altri due magazzini e io ve le spedisco sempre a prezzo buono. Voi chiedete che io procedo ed abbiamo anche le bobine. Sapete che la Detec fa anche le migliori bobine del mercato. Vi ricordate verso gli anni 2000 quando prese la distribuzione e faceva le Accelerator, che è proprio fatta apposta per i metal detector White, ma anche i Minelab Sovereign, che aumentavano di prestazioni, già che i soveracci avevano prestazioni ottime con le sue bobine di serie. E questa è una bobina speciale, la Ultimate Spiral Coil per la Minelab GPX. Con questa bobina qui, l'oro che hanno lasciato indietro agli altri lo prendete su voi. E viene sui 240-250 euro. Poi qua abbiamo le Ultimate Coil che sono fatte per le maggiori marche di produttori e questa è la 13 pollici per Ultimate per Garrett Apex. Guardate com'è bella. E la fanno anche per la Garrett ACE, cioè ACE 250, 350 euro ACE, 300i, 400i e la serie Apex. Queste le abbiamo, teniamo le 13 pollici, quelle grandi, che aumentano le prestazioni perché quelle più piccole, ci sono già quelle di serie, inutile che comprate un'altra bobina uguale a quella di serie quando l'avete già di serie. Inoltre c'è anche la bobina per il Nocta Simplex, che in tanti che l'hanno presa e la usano e sono contenti perché aumenta le prestazioni. Qui abbiamo il Mars Pointer, un bel pinpointer che ci tengo a farlo vedere perché con i soli 80 euro che costa, c'ha la custodia in cuoio, in suola, il molettone e funziona molto bene e diciamo che è affidabilissimo, di 200-300 venduti non se n'è rotto ancora nessuno. Inoltre, cosa abbiamo qui? Ecco, qui stavamo proprio parlando del soveraccio della Minelab insieme alla bobina per il GPX. Per il GPX 15 pollici abbiamo anche la Ultimate per il Sovereign che ormai non si trovano più, ma noi le abbiamo ancora. 13 pollici per Sovereign che eventualmente potete montare anche sull'Excalibur. Se siete pratici di elettronica, perché bisogna tagliare i fili e ricollegarli. E poi abbiamo le stesse bobine, sia in formato 11 pollici, che è un po' più piccola, vedete, della 13, e sia in formato 9 pollici, che è ancora più piccola della 11, vedete? 9 pollici. 11 pollici, 13 pollici che sono quelle più richieste e sono reperibili per tutte quante queste marche top di gamma, Minelab, Garrett, Nocta e naturalmente Detec. Difatti le Detec Caser, Relic Striker e Desert Gold ve li do di serie con la 13 che smaraglia un bel po' e volendo, se dovete fare gli oggettini piccolissimi, potete prendere anche la 11 e addirittura la 9 pollici. Bene signori, 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 cercatori, cercatrici, contattatemi, mandate un messaggio,
qui vi ho fatto vedere tutta la rastrellata dei metal detector bulgari. Diciamo che io li apprezzo perché danno un ottimo prezzo, con prestazioni ottime, eccellenti, leggerezza anche nei Golden Mask, potenza da paura, tirano da bestia i Detec, bellini questi qui, piratoni militaria, anche questo metal detector che se ne trovano pochi perché penso sia l'unico con manopole e display, e questi moderni Vista X e Vista Ground Aug che ha la frequenza più alta, 30 kHz, proprio speciale per loro. Questo invece è il Vista X classico. Bene ragazzi, allora se volete chiedere qualcosa mettetelo nei messaggi sotto nella descrizione, fate vedere questo video a tutti i vostri amici con questa bella scarellata di metal detector, e là ci sono gli accessori, i giubbetti per l'outdoor, la ricerca, l'escursione e la caccia, giubbetti, pantaloni, più accessoristica, cuffie antibotta se uno va a caccia, zaino, pala da scavo, piccozza, badile professionale, gli occhiali, la torcia, c'è di tutto. E lì ci sono due o tre cercametalli che uso come flotta da noleggio. Due per la ispezione tipo personale per le discoteche, per la security e aeroporti, e altri due o tre con bobina da 8 pollici 20 cm normale per ricerche generiche, e anche con padellone da profondità per ricerche in profondità. Bene ragazzi, il video l'abbiamo fatto, iscrivetevi al canale perché tutti questi metal detector, tanti li abbiamo già recensiti, tanti altri li rinfreschiamo con le nuove configurazioni e le nuove elettroniche, e faremo anche dei test e faremo vedere bene cada una le bobine Detec, piastre Detec, che sono qui nel bancone d'esposizione. Saluto tutti, saluto a tutti quanti da Stefanone, che fate sempre un affarone. Ciao!